Su Project Playtime, mamma mia! Ragazzi, non apro Project Playtime da minimo un mese e mezzo rispetto all'ultimo video che ho registrato. Mi mancava il fatto che non è cambiato assolutamente niente in questo mese e mezzo, ragazzi. Guardate, è tutto uguale, non ci sono stati aggiornamenti, non ci sono news, ragazzi. Mi sento come a casa, per citare un personaggio incredibile. Allora, avevo detto che Project Playtime sarebbe tornato, assolutamente sì, però in futuro, perché volevo aspettare che finisse Dark Deception e Indigo Park. Però ragazzi, è successa una cosa molto bella, cioè che per me questa settimana è stata una settimana di merda. È stata una settimana in cui non mi è andato dritto niente. Progetti andati all'aria, appuntamenti andati all'aria, video registrati senza audio, download falliti. Avevo scaricato Zelle Zonzino, mi ha resettato il download, adesso mi dice che ci vogliono altre 7 ore. Quindi neanche questa settimana riuscirò a registrare Zelle Zonzino. Volevo iniziare l'espansione di Elden Ring, non sono riuscito a fare quello, ragazzi. È stata una settimana disastrosa, dato che essenzialmente non posso fare niente, perché in tutto questo sono anche senza internet, ragazzi. Sono da più di 3 ore in ufficio e adesso è arrivata la connessione a internet. Non ho mai avuto problemi gravi di internet come in questa settimana, ragazzi. È stata quindi una settimana veramente al limite della pazzia per quanto mi riguarda. Quindi ho detto, sapete che vi dico, ho l'umore non sotto zero, di più voglio fare qualcosa che mi metta un pochino di buon umore. E l'unica cosa che mi è venuta in mente che poteva dare quel momento di goliardia incredibile, ho detto, sai che ti dico, mi registro un Project Playtime, ma almeno glielo metto di domenica se ci riesco, almeno mi faccio un po' perdonare per il fatto che sono usciti meno video questa settimana, sperando che il mio animo, come dire, torni un pochino su di morale. Lo so, ragazzi, mi avete pure scritto, dov'è Genshin Impact? Avevi detto che ci facevi il video sull'Abyss. Avete ragione, ragazzi, ma non sono riuscito a registrare neanche quello. Mancano 3 giorni e vedete voi se mi va via l'Abyss e non sono neanche riuscito a registrare il video. Comunque, ragazzi, incredibile, buttiamoci su Project Playtime. E lo sapete, Aggie Waggie Cappello is back baby. 3, 2, 1. Ragazzi, il cappello di Aggie Waggie pazzesco, incredibile, assurdo, è tornato! Wow! Mamma mia, ragazzi! E adesso con i capelli corti mi sta anche meglio, incredibile. Ammetto che mi mancava mettermi questo cappello incredibile. Nonostante il caldo, il cappello di Aggie Waggie è presente con noi, incredibile. E ne approfitto perché le chicche non sono finite. L'unica cosa che è successa questa settimana, ed è un miracolo che non mi si sia perso pure il pacco, guardate che ho preso. Esatto, ragazzi miei, ho comprato il Poppy Playtime Orientation Book. Pazzesco, incredibile. Era l'ultimo che ho trovato su Amazon. E dato che alcuni di voi me l'avevano detto, perché giustamente qui dentro c'è una quantità di lore assurda per quanto riguarda Poppy Playtime, e ne approfitto per ringraziare un ragazzo che per tutto il mese scorso mi ha mandato le scan del libro, perché giustamente avevo detto che volevo comprare questo libro, non l'avevo trovato, lui mi aveva mandato un sacco di scan, quindi lo ringrazio, incredibile, grazie mille. Questo ragazzo mi ha mandato anche le mappe, pensate voi che bravo, per trovare tutti gli extra quando faremo gli episodi extra di Dark Deception. Quindi ragazzi, un vero fan del canale, incredibile. Adesso con questo libro, ragazzi, piano piano me lo sto leggendo, ci stanno delle cose assurde, quindi state tranquilli che sì, farò un episodio delle 4 chiacchiere di Godo, ormai a agosto, dove parleremo un po' della lore di Poppy Playtime, come vecchi tempi, incredibili, visto che la serie è andata meglio sul canale. L'ultimo episodio scorso avevamo vinto come specialista, ragazzi. Allora, io mi tengo sempre l'abilità sus, questa qui che li mettevo nelle buche, se non sbaglio. Quindi ragazzi, Aggie Waggie time, ragazzi, speriamo di riuscire a registrare almeno un episodio di Project Playtime. Poi vorrei registrare qualche altro video, ragazzi. Io vi ripeto, sono stato tutto il tempo a non fare niente perché la connessione internet è sparita. Poi è tornata tardi, ragazzi, sono abbastanza giù di morale, ma almeno il cappellino di Aggie Waggie mi sta facendo tornare un pochino di umore, incredibile. Ah, comunque una cosa l'ho fatta che mi avevate detto di vedere per curiosità, quante persone giocavano su Project Playtime. L'ho visto da Steam, erano 2000 persone. Quindi 2000 persone esistono su Project Playtime, ragazzi. Ecco perché ogni tanto beccavo sempre gli stessi, perché sono 2000 persone. Ho cercato in giro, ragazzi, l'unico altro cappello simile a questo è quello di Kissimissi, che tra l'altro avevo beccato a Romix e non l'ho comprato perché puntavo a quello di Aggie Waggie. E poi non ho trovati però altri di cappelli incredibili, ragazzi, neanche sullo store ufficiale della Mob Entertainment, eh? Tra l'altro in quel libro ci dovrebbe essere tipo un mezzo leak che ho visto, incredibile, che a quanto pare il quarto capitolo di Poppy Playtime dovrebbe essere ambientato proprio nel parco giochi incredibile che avevamo visto nel terzo capitolo. Pazzesco e assurdo, ragazzi. A fine anno, ragazzi, io farò probabilmente la seconda edizione dei Godoverse TV Award quest'anno,
visto che siamo anche più dell'anno scorso, voterete anche voi se vi va sulla pagina community del canale, e sicuramente Project Playtime capiterà in una delle categorie, probabilmente nella categoria sorprese dell'anno, non lo so, qualcosa del genere. Akiwagi qui sembra verde, non so, non ho mai comprato nessuna skin, però vabbè. Oh, siamo tornati con Akiwagi incredibile. Allora, io ho perso un po' la manualità in questo gioco incredibile, ve lo dico, eh. Prima vittima, 1, 2 e 3. Oh, ma quanto mi mancava fare queste cose incredibili, ragazzi. Un'emozione ogni volta. Uno è andato. Andiamo a cercare i suoi amichetti incredibili. Come faceva la voce di Akiwagi negli scorsi video? Vediamo se mi viene in mente. Akiwagi arriva, questo è buggato. Amico, non stai bene? Amico è andato via. Akiwagi arriva. Oh, quanto tempo che non facevo la voce di Akiwagi. È proprio tanto tempo. E questo tizio muore. Amico mio, sei andato. Akiwagi ti metterà a dormire. E qui c'è un altro amico. Uno, due e tre. Ti ho visto. Eccolo Akiwagi. No. Ma questa è una skin fichissima, tra l'altro. Amico. Ragazzi, uno sta provando a scappare, ma non ce la farà. Già, già, già. Amico mio, con la skin uscita da Squid Game, è tempo di morire. Prima partita incredibile, Akiwagi is back, baby. Yo! Incredibile, pazzesco e assurdo. Siamo quasi a livello 10, tra l'altro, ragazzi. Io continuerei a buttarmi in queste partite, ragazzi. Vai, vai. Ho talmente tanta rabbia repressa per quanto è andata male la mia settimana, ragazzi, che veramente Akiwagi oggi mi identifica veramente bene, ragazzi. Quindi va bene così. Ho sbagliato a usare l'abilità sua due volte perché continuavo a premere il tasto corri, ma Akiwagi non corre, fa lo scatto direttamente, quindi GG. Tra l'altro io vi ringrazio di cuore perché la serie di Project Playtime, l'ho già detto negli scorsi video, ma è nata così. Cioè, la serie di Project Playtime non doveva esistere sul canale ed è diventata la serie più vista sul canale, ragazzi. Top visualizzazioni sul canale sono proprio di Project Playtime. Cioè, i primi tre video sul canale, ok che sono di Akiwagi, però due di quelli, ragazzi, sono su Project Playtime. E se pensate che era una serie, appunto, che non doveva esserci, quando finì Pop Playtime capitolo 3, io avevo già in mente di fare la prossima serie horror. E alcuni di voi mi dissero, no, ti prego, prova Project Playtime. E io all'inizio la provai. Però i video di Project Playtime sono andati tutti bene, gli shorts alla grande. Quindi io vi ringrazio di cuore, godoso, anzi peloso come Akiwagi, per l'amore immenso che mi avete dato per come vi porto la serie di Project Playtime, ragazzi. Quindi vi ringrazio veramente di cuore e state tranquilli che la serie tornerà. Ci sarà la seconda stagione. Questo è un po' un episodio così extra che, ripeto, l'ho fatto prima per ringraziarvi del sostegno ultimamente al canale e un pochino anche per farmi perdonare per il fatto che usciranno meno video questa settimana perché appunto ho avuto una marea di problemi incredibili. Ah, uno è andato. E questo è andato. Ah, ha quittato mentre lo stavo mettendo nel secchio, ragazzi. Non ci sta lui. Ci è rimasto male che l'ho ucciso. Va bene, amico, va bene. Voleva provare a fare l'eroe, ma non c'è riuscito. E è andato via un altro. Ma senti, da chi vuoi, incredibile! Dai. Molto bene. Allora, questi forse sono un minimo più competitivi di quelli di prima, ragazzi. Ve lo dico, eh. Due. Ecco. E questo è andato. Mettiamo a dormire lo specialista. Dai, che carini sono tutti e tre lì perché aspettano, no? Questo è morto. Oh, adesso che è morto posso venire da loro. Eccolo. Dai, ho fatto un trappolone incredibile. Mamma mia, non se l'aspettavo. Non se l'aspettavano il trappolone. Come li ho fregati bene. Mamma mia. Mamma mia, che giocata da pro che ho fatto qua. Ok, Bibbo ti saluta. E anche questo è andato. Ah, amico mio, sei rimasto da solo. Ecco. Mamma mia, che soddisfazione, ragazzi.
Questi provavano a fare i tricchetti sus per salvarsi a vicenda, ragazzi. Ma con Aghi Waghi non si scherza. Mettiamo a dormire lo specialista. Ragazzi, la giusta fine per le persone che giocano con Aghi Waghi e provano a fare i simpatici, che si salvano a vicenda incredibile, ragazzi. Nel tombino. Ragazzi, terza partita per noi. Aghi Waghi pazzesco e incredibile. Dai, su. Il mio piano sarebbe, dopo aver registrato questo video incredibile, di provare a finire Dark Deception, perché dovrei essere a livello finale. Non vi vorrei fare spoiler, ma c'è tipo un orso sus. E chi ha giocato, anzi una mamma orsa sus, e chi ha giocato Dark Deception mi capirà. Tutto mi potevo aspettare tranne quello. 2 e 3. Lo so, ragazzone. Ma questo è sparito. Vabbè, sus. Amico, lo so che hai uno di vita. Lo so, te l'ho detto. Te l'ho detto che avevi uno di vita. Mannaggia. E io lo rimetto nel punto di prima. È morto istantaneamente. Oh, guarda come mi sfida! Incredibile! Guarda come mi sfida! Ehi, sto per venire a prenderti! Aghi Waghi, oggi è spietato più del solito! Sì, sì, scappa, scappa con le tue manine sus! Che Aghi Waghi arriva e ti mangia! Ragazzi, oggi senza pietà, ve l'ho detto, ragazzi! Oggi, ragazzi, ho il veleno dentro, quindi veramente senza pietà. Quarta partita, ragazzi, per forza. Mi ha appena regalato 1050 crediti, ragazzi, ma per il gioco ne ho 0. Questa cosa è un pochino sus. Se dai su 7, allora fai i Playtime Factory, dai. Quarta partita, ragazzi, eh. Aghi Waghi feroce e affamato, ragazzi. Affamato. Vabbè, questo ragazzi ci ha provato tantissimo, però è giusto metterlo a riposare subito, va? Ah, lui è un campione, ragazzi, l'avete visto? Uno ha quittato, ragazzi, eh. Nessuno viene a salvare il vostro amichetto sus? E questo, scusami, ci ha provato, che vi devo dire. Partita molto easy, ne facciamo un'altra, che dite? Ne facciamo un'altra, dai. Questa è stata un po' così, diciamo, dai. Era partita bene, ma hanno quittato subito. Quinta partita, ragazzi, ultima partita del video, dai. Sono gli stessi di prima, ragazzi. Allora, dai, potere del campione di Aghi Waghi, pazzesco, incredibile. Tra l'altro mi sono fatto anche una fotina sus che la metterò come miniatura del video. Ricordate, ragazzi, che i piedini di Aghi Waghi, se comprate questo cappello, sono molto antistress. Io lo dico, io rifarei Playtime Factory, dai. Se io penso che questo gioco ha del potenziale, ma non lo aggiornano mai. Io mi ricordo, uno di voi mi aveva detto: ad aprile uscirà la fase 4, Catnap. Purtroppo quel ragazzo aveva detto una cavolata e ad aprile non è uscito niente. Il problema è che io li seguo le pagine della mob, non dicono proprio niente di questo gioco, sono proprio dimenticato, ragazzi, sono impegnati al capitolo 4. Cioè, non è che dicono ogni tanto su Discord pure la frasina sus, stiamo lavorando a Project Playtime, ragazzi, io non l'ho mai letta quella frase, mai. La fase 4 è un meme, a meno che vogliono fare la cosa simpatica fase 4 con capitolo 4, ma però non lo so, eh. Il problema, ragazzi, è che da più di un anno questo gioco non viene aggiornato, ripeto. Cioè, dovrebbero dare un premio, qualche skin dorata, platinata, a quelli che ci hanno giocato per tutto questo tempo, ragazzi. A queste 2000 persone, pure io me la prenderei una skin, eh. Io visto che ho portato questa serie incredibile. Mob, se mi stai ascoltando, regala qualche premio unico a questi giocatori incredibili che hanno continuato a giocare un gioco che praticamente è morto, ok? Voi direte, va bene, accesso anticipato, avete ragione anche voi. Però ci sono giochi in accesso anticipato che sono messi molto meglio di questo, ragazzi. Io vi ricordo che Palworld è in accesso anticipato, eh. Quinta partita, ci sta regalando forti emozioni, non vuole iniziare, eh. Questi secondo me ci hanno paura di Aghi Waghi. Beh, sarebbe carino finire la puntata. No, attenzione, stavo per fare la battuta che l'ultima partita finiva con una laggata potente. Invece no, ragazzi, vedi, Project Playtime ci regala forti emozioni. Allora, sono in 4 e due di questi erano nella partita. Uno ha quittato, ragazzi, non ho neanche fatto tempo a finire la frase di prima, che due di questi erano nella partita di prima. E uno di quei due ha già quittato, ragazzi. Evidentemente ha paura di Aghi Waghi. Aghi Waghi arriva! Che poi faccio questa voce di Aghi Waghi un po' sus così, però effettivamente poco poco gli somiglia, dai. Non è la voce di Aghi Waghi vera, però abbiamo sentito i cartonati di Aghi Waghi, parla tutto un po' così, quindi ci sta. Questo, ragazzi, sta pensando alla vita, e la vita l'ha tradito. Ragazzi, che dovete fare? Ma come? Questo non era offline? Ah no, sta bussando, allora è vivo, vabbè. Questa tecnica, ragazzi, di aspettare che ne muore uno alla volta, non è male, eh. L'ho vista usare dai pro che usano Aghi Waghi, eh. Cioè, lo metti nel tombino, aspetti che se ne va. E poi vai al prossimo. Perché tanto loro tendono a non avvicinarsi se ti vedono in giro, a meno che non sono quei pro che ti fanno 600 capriole. Che te bussi? Ne ho visto uno, ragazzi, è sparito.
Mi manca un po' l'abilità di Mummy Long Legs, ragazzi. Hai provato a fare l'eroe e hai fatto una fine sus. Io lo metto un po' più lontano da quell'altro, almeno. Oh, ecco. E quello di prima è morto. Ora ne rimane uno. Incredibile. Che però si è nascosto, secondo me. Ha acquittato pure quello che ho appena eliminato, ragazzi. Ne rimane uno. Secondo voi lo troverò o si sarà nascosto? Incredibile. E ha acquittato. Ragazzi, niente. Ha avuto paura di Agiwaki. Nemesis. Direi che va bene questo episodio incredibile di Agiwaki. 5 partite vinte. Direi che può andar bene. Abbiamo fatto pure un livello, dai, non è male. Che dite, vogliamo potenziarci questa abilità sus o vogliamo provare abilità nuove che non ho mai comprato? Questa, se non sbaglio, era carina perché era quella che gli rompevo le manine e loro dovevano aggiustarle, quindi questa potrebbe essere simpatica. E poi mi potenzierei questa qui, Feeding the Frenzy. Questa mi piace tantissimo, quella che li mette dentro i tombini. Mi piace veramente tanto. Proviamo a aumentarla? Tipo se la porto a livello 2. Per concludere, incredibile, dal vostro cappellino di Agiwagi è tutto, dal vostro Zoro di fiducia è tutto, che il godo sia con voi, incredibile. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio incredibile di Project Playtime con il ritorno di Agiwagi. State tranquilli che la serie tornerà con una seconda stagione ricca di emozioni, ricca di cappelli, speriamo trovo pure quello di Kissy Missy, incredibile. Ovviamente adesso finirà la serie di Dark Deception, ci saranno gli episodi extra di Dark Deception, dovrà finire tutto in Digo Park. E probabilmente poi inizieremo la serie di Bendy, perché è arrivata seconda nel sondaggio che avevamo fatto più di un mese e mezzo fa ormai, e quindi avevo promesso per tutti quelli che hanno votato Bendy, visto che se la battevano lui e Dark Deception, porteremo Bendy sul canale, incredibile, sono molto molto curioso della serie di Bendy, potrebbe essere una delle mie preferite incredibili, però sicuramente quando inizierò Bendy potrebbe riniziare la seconda stagione di Project Playtime, così che portiamo due serie horror incredibili. Poi Elden Ring, c'è tutta l'espansione, dopo Palworld probabilmente faremo forse un sondaggio anche lì, ma io sarei molto tentato di iniziare Minecraft, perché ho una voglia di giocare a Minecraft che voi non avete idea. Per quanto riguarda i Souls, porterò sicuramente Lies of P, Black Myth Wukong, un giorno porterò Hollow Knight, e per quanto riguarda i gacha vorrei portare Zenless Zone Zero, ci sta Wuthering Waves, Genshin, magari qualche episodio di Nicche, visto che mi avete detto che c'è tanta gnagna e quindi vi potrebbe far ridere le mie reaction incredibili. Quindi ragazzi, state tranquilli che a livello di gameplay il canale non smetterà, i special continueranno, i 4 chiacchiere di godo continueranno. Ragazzi, ci sono ancora due format che io mi sono promesso di iniziare sul canale prima dell'anniversario del canale, spero di riuscire a farli, saranno con due personaggi incredibili, il King e il nonno di Papà Castoro, su due argomenti abbastanza sus che spero di riuscire a fare. Ragazzi, c'è tanto da fare, io sono da solo, il godo ce n'ho tanto, però come sapete ci vuole tempo e pazienza, e questa settimana non mi ha aiutato la mia sanità mentale, però ragazzi, adesso la mia sanità mentale con questo cappello è tornata. Di nuovo, per il godo sia con voi, vi ringrazio di cuore e ci vediamo al prossimo episodio. Incredibile!